Vabbè, qui ho messo un'immagine tanto per staccare la cosa, ci ho messo questo campanile e l'altro campanile perché adesso la chiesa, quindi la chiesa di San Giovanni Battista, anche qui l'origine precisa non si sa, può darsi che sia addirittura contemporanea alla stessa nascita del paese, però andiamo avanti. Questo è l'interno, sempre da 30 anni fa, e vi ricordate che c'erano ai due lati, c'era il cuore di Gesù e dall'altra parte c'era una Madonna, che era la Madonna che sta sulla quercia, quella dell'incoronata. Quella Madonna, che mi pare che sia stata commissionata, adesso non ricordo bene, da una signora che si chiamava Fasano, è stata commissionata nel 1700 a un certo signore che si chiamava Paolo Saverio di Zinno. Mai sentito nominare? No, è quello che ha fatto i misteri a Campobasso. Mo che andiamo avanti, faccio vedere. Allora andiamo avanti ancora. Qui vediamo la parte dell'organo, vi ricordate quei lampadari che c'erano? E dietro poi c'era San Michele sistemato in quella nicchia e dall'altra parte c'era San Vincenzo con la fiammella. Andiamo avanti. Oh, qui è una foto d'epoca, sempre della signora Tosto, praticamente. E vedete che c'è il pulpito là sopra, il pulpito in legno? Io lo ricordo vagamente, lo ricordo più predicatore. Sotto qui non si riesce ad intravedere, ma qui c'è un braciere. C'è un braciere, ah eccolo là, sì, perché non c'era mica riscaldamento a tempo, insomma, no. E comunque qualche particolare si può notare, insomma, già dal, e comunque per esempio il fatto che là dietro c'è quel tipo, ma non c'è la nicchia di San Michele, per esempio, e chissà quante cose si possono osservare. Andiamo avanti. Oh, questo naturalmente l'ho messo perché chiaramente, comunque questo San Giovanni, io ci ho messo quello non ristrutturato, insomma, non... messo così, e questo pare, almeno secondo come ho letto sul libro di Don Mario che ha scritto sulla venerabile chiesa eccetera eccetera, pare che questo San Giovanni sia stato donato addirittura dal serenissimo marchese Don Bartolomeo Rota alla comunità di Colletotto, mentre il San Giuseppe, che è stato fatto dalla stessa mano, cioè da Giacomo Colombo di Napoli, guarda casa, insomma, intorno sempre sto cose che il marchese si andava a trovare le persone là, ha fatto pure San Giuseppe, che mi pare che l'abbia fatto questa signora che si chiama Fasano Fagiano, certe volte la nome, però non sono sicuro, adesso sono cose che ho scritto bene sul libro ma non le ricordo. Andiamo avanti. Cioè San Giuseppe questo è come, vi ricordate San Teodoro che stava messo così, stava coperto tutto l'anno, poi si scoprì solo quando si andava in processione. Andiamo avanti. E qui vediamo praticamente sia la luna dove sono conservate, naturalmente San Teodoro qui è venuto adesso 1837, e viene tutto riportato pure su Vita Nostra praticamente quando è venuto, eccetera eccetera. Il vescovo impose alla comunità di Colletotto la venerazione di questo santo e soprattutto che gli costruisse un'urna degna di contenere queste ossa. Poi più in là sono venute anche i resti di Santo Giocondino, Vittorino e Giocondo, Vittorino e Clementino. E naturalmente come si potevano chiamare con le tortesi? Teodoro, da quel giorno come si chiamava Teodoro, Clementino, cioè Giocondo. Andiamo avanti. Questa praticamente è la porta che io ho sempre conosciuto. Si chiama la porta dei morti, pare che ci fosse proprio i morti, che attraverso la porta nuova se ne andavano di là e basta, non ci uscivano da qua. E come vedete è molto particolare, insomma, io ho pensato che addirittura fosse proprio la porta originale, perché il professore che facciamo proprio da quella parte, insomma. E come ho sentito sempre dal professore, Giovanni, com'è lì? Precursore di Cristo, Giovanni Battista, precursore di Cristo, e c'è la testa naturalmente, non sai. Sì, quasi. Allora, sì. E si uscirà la morte. Ah, va bene, sì, ok. E quello che è il campanile. Ho riportato pure una curiosità, insomma, era stato colpito dal fumo, poi quando hanno fatto lo smontare, hanno dovuto far cadere la palla sui danni, quella era sulla canonica, qui, che all'epoca era dei miei.
e ho detto che padre Corino, che so essere tante volte hanno trovato la casa alla chiesa, e chiaramente insomma perché hanno preso la cosa con santa rassegnazione, perché allora viene sfondato il tetto e dalla palla del corpo è uscito un lampo, poi fu abbattuto il tutto e nel corpo è pure la cella campanaria, se non è che stava in grandissime condizioni. Io ricordo che stavo in quel punto lì, c'era una corda a cui eravamo attaccati forse 200 persone per tirare giù la campana. Poi quando avevamo fatto il salino hanno usato lo strumento un po' più moderno. A proposito di campana, appunto, è stata chiusa nel 1900 dai marinelli di Agnone. E tu non l'avevi detto, l'hanno chiusa proprio qua. Ah, l'hanno chiusa proprio qua. Buona sapersi allora. Andiamo avanti. Oh, qui è il purgatorio. Dunque su questo purgatorio, insomma, qui c'era la confraternita, appunto, dei morti, del sacramento dei morti. Confraternita però esisteva già nel 1760. La costruzione del purgatorio probabilmente inizia nel 1726. Sul portale d'ingresso è riportata una scritta che allude al luogo in cui la morte arriverà, che non è conosciuto, una frase scritta da Seneca. Lì però è riportato anche l'autore del portale, se non di tutta la chiesa, e che era un certo Di Maio di Sant'Elia, e il procuratore del tempo della congrega del Santissimo Sacramento dei Morti, che era un certo Cavallaro. All'interno del purgatorio troviamo una serie di pitture ormai non più riconoscibili, e al di sotto delle pitture vi è anche il committente. Non sappiamo chi abbia fatto queste pitture, però i committenti sono persone che probabilmente appartenevano alla congrega. E, è riportata anche la data di questi affreschi, che è databile intorno al 1780. Sempre all'interno del purgatorio, prima ancora che si ristrutturasse, erano osservabili i pesi dell'orologio, e lì c'era il signor Maselli che si inerpicava su questa scala instabile, o dall'apparenza instabile, ed andava a ricaricare l'orologio quando i pesi andavano in basso. Nella stessa chiesa del purgatorio c'era una pala d'altare che è fatta dal pittore Paolo Gamba nel 1751 a devozione di Marco Orsogna e Maddalena Cirinelli, che più volte poi ritroviamo anche per i lasciti che loro fanno verso le istituzioni religiose. Sempre nella chiesa del purgatorio c'era anche San Michele. Questa statua è stata fatta dall'insigne artista campobassano Paolo Saverio di Zinno. La facciata del purgatorio, soprattutto per quanto riguarda le torrette campanarie, è stata più volte modificata anche per sistemarvi il grande orologio. Che cosa allora è stata fatta la chiesa più grande? Perché oggi in Tria, la chiesa non si è rinforzata, e lui queste cose si è rinforzata. Quindi proprio per trovare altre cose, e ho visto che addirittura, sempre nella chiesa, questo è l'opera fatto da un Donofrio, si chiama Francesco, un padre da Caccaroni, però è stato fatto, come dicono, vedete queste due cose stanno subito sotto l'opera, non una parte da là, una recita per esempio di Caccaroni, no? E dice che il padre, Gioconda, eccetera, eccetera, non mi ricordo, che lui è stato presente quando sono state fatte queste opere, sia l'una che l'altra, qual è l'altra? Andiamo avanti. Vabbè, questo riguarda di campo, vedete, tutti questi grigliati a crucis che si vedono qui. Andiamo avanti. Oh, e quest'altra magnifica opera. Bene. Qui c'è Matteo Girolamo che ha fatto la tesi di laurea. Mi è piaciuto moltissimo il fatto che lui ha descritto per dei particolari sistemi, perché io, tanto che fare mi arrivo con Giovanni, l'abbiamo tradotto, sono scritti in latino e sono scritti in abbreviazione.
molti naturalmente sono quelli soliti, voglio dire, al centro il peccato originale, la mele, eccetera. Poi c'era l'uccisione di Abel, oppure quegli altri più universali, così. Ma alcuni sono particolari. Ma in curiosità, Salomone, preso per i capelli, e poi un altro che era l'asino di Balaam. E poi, guarda caso, mentre guardavo quella tradizione, che era di mia madre, quello di fare l'esilio, quello che si chiama. L'eredità. Ah, l'eredità. Ma già come c'è stata domanda, dice che c'era l'asino di Balaam, cioè perché dice, dopo essere stato abbattuto per tre volte, proprio l'ha fatto lui. No, come a dire, bravo il diritto. E perché c'è pure questo. Poi comunque c'è sta una cosa che ha avuto un Giovanni, che è riuscito a farlo, l'ha fatto male, che dice Elia, sta scritta di Elia, corso Elia. Sa che sarà Elia la mangia la porta, ma mi sembra un po' ovvio. E invece esce come fatta pure lì. Sì, praticamente. E qui abbiamo gli affreschi della volta che sono stati commissionati all'artista napoletano Placido Flaxis e con, nell'atto risultano diversi particolari nell'atto di committenza fatto dal procuratore apposito e in cui praticamente si parlava anche di indoratura delle cappelle e sulle cappelle stesse ci sono degli affreschi fatti proprio dal Flaxis. L'hanno al padre Alba, era una cosa bellissima, lo stesso San Vincenzo, così grande, doveva avere questa, diciamo così, questa. Ma Vinzino, no? A proposito, io non l'ho messo, ma questo Vinzino ha fatto anche San Michele. San Michele è stato in questa chiesa, però questo San Michele è stato proprio la chiesa del Purgatorio. Non è stato in amico di quel grande grande. Andiamo avanti. Qui ecco c'è scritto di Zino, vedete? Proprio sotto la seconda delle tracce, proprio scritto da parte di lui, un po' più civitale, un po' da solo, se davanti. Qui l'ho messo, questo è San Matteo, però purtroppo volevo dire a San Gennaro. Già lui ho fatto quella cosa che andava a fare i vesti di San Gennaro, eccetera, eccetera. Bene, questo San Gennaro, come poi ha detto il professore, perché lo state fatto, San Gennaro c'è questa cappella lo riporta in Pia, è stata fatta per volere di Carlo Aloia. Questo Carlo Aloia, per me forse pure che non aveva figli, ha fatto il testamento dicendo di lasciare tutto per la costruzione di questa cappella. E naturalmente questa cappella non è quella che aveva fatto fare lui all'inizio, perché lui l'ha fatta fare nel 700, questa è una chiesa nuova. E lo stesso, la stessa statua che viene nella strada recente, doveva esserci. Andiamo avanti, proprio ai piedi, questo è San Gennaro, così naturalmente senza mitra, lo conosciamo sempre con la mitra, quindi qua non ci sta perché chiaramente si non c'entrava da dentro. Andiamo avanti. E qui c'è quella scrittura, quella scritta sotto proprio la cosa che dice appunto che è stata fatta da Carlo Loria. Va bene? Questo Carlo Aloia, a proposito di queste cose, andiamo avanti, voglio vedere se devo dire qualche altra cosa, non posso. Qui vediamo, quello è San Pasquale Bailo, come pare, comunque non mi voglio fissare su quello, su Sant'Antonio. Vedete questa cosa di Sant'Antonio? Qua non si vede perché ci cade proprio il filo lì. Questa nicchia che sta fatta, in legno, sicuramente è abbastanza recente rispetto alla cappella, no? Ma questa nicchia, ricorda? E quei fregi che stanno a Santa Maria, le finestre di Santa Maria, e c'era pure un balcone qua di fronte che aveva la stessa cosa. Pensate che l'avesse fatto lo stesso fare di anzi. Comunque, questa cappella è stata commissionata, ma probabilmente una cappella precedente, non doveva essere questa, ma anche se l'iscrizione sta qui, da Crescenzo Campanelli, che era il bisnonno di Don Romolo, quello qui, il famoso Don Romolo, come sapete. È stato un grande benefattore per il popolo di Colletorto perché ha fatto i validaggi, cioè ad estrazione si estraeva a sorte una coppia di persone, diciamo, povere, e lui pagava. E naturalmente per Sant'Antonio era così forte la devozione che gli veniva dalla famiglia di prima, istituì o comunque contribuì alla festa dicendo che dovevano fare gli spari. Ricordate quando c'era quella cosa di che facevano intorno
alla cancellata proprio nel giardino del monastero, a batteria, e quella pare che fosse oltre che pagata da lui, forse l'aveva voluto proprio lui, all'uscita e al rientro del santo e con la banda. Quindi insomma ha previsto questo, è il suo testamento. Poi naturalmente ha preteso, dice: io ho fatto tanto per Santa Maria, ci sono seppelliti i miei figli, perché lui poi ha avuto due figli e non ne ha avuti più, quindi non ha avuto più discendenza, e dice: voglio esserci seppellito pure io. Poi non se ne è mai saputo niente di questo fatto, finché scavando si è trovato hic est homo, una cosa del genere, hanno trovato questa cosa qua, dove sotto c'era lui, oltre che i figlioletti. E comunque intorno a Santa Maria, poi lo dirò dopo, intorno al recinto di Santa Maria venivano seppelliti anche lì i morti, ma erano soprattutto morti di gente benestante, insomma, no? Quelli che ho trovato io, seppelliti anche vicino a Santa Maria, se vado a guardare sono tutti cognomi di persone insomma, che hanno una certa... Andiamo avanti. Vabbè, questa è sempre la costanza, la musica di bene qui. Come vedete è una bella cornice, insomma, come è fatta, no? Andiamo avanti ancora. Marchese era il convento di questi padri. Oh, qui praticamente è quello che ha fatto il Marchese, no, perché ha voluto ricordarci questa cosa, l'ho fatta io, insomma, cioè, non è che vi dimenticate. Questo sta subito a fianco della chiesa, a fianco dell'entrata dove si entrava la Sirma, parla una volta con lo Strasa Cristina. Andiamo avanti. Oh, questo praticamente, quest'altro pezzo qui, io erroneamente avevo pensato che era proprio quello che si era fatto costruire il Marchese, perché lui si era riservato delle stanze per poterci entrare. Invece questa parte qui è stata fatta dalla superiora che si chiamava Teodora Sabatelli, ne è stata fatta a metà dell'Ottocento, quindi in generale con il Marchese, insomma. Andiamo avanti. Oh, questo lo dico, non si legge bene, insomma, da qualche parte sta scritto Teodora Sabatelli, eccetera, sta sempre lì, questa sul lato del giardino. Andiamo avanti. Questo è il pozzo, purtroppo se lo si guarda adesso non lo si può guardare perché non si può entrare perché è inagibile, però è una situazione disastrosa, vetrate, eccetera, non ne parliamo. Andiamo avanti. Oh, qui è quello che forse poteva vedere anche il Marchese se questo faceva qualche passeggiata nel giardino, certo lo vedevano i padri del monastero questo panorama, ma non, sicuramente non era questo, perché tutte queste cose qua non c'erano. Andiamo avanti. Questo è il giardino così come l'ho fotografato io da 20 anni fa. Avanti ancora. Oh, e questo è la meraviglia, perché questo è il refettorio affrescato. Io ne avevo un vago ricordo di questo refettorio. Poi ci sono entrato, che c'era mio suocero, incuriosito più che dal refettorio, era incuriosito dal coro intarsiato. È venuto a vedere, naturalmente con l'occasione abbiamo visto anche questo. E quindi praticamente ci siamo soffermati anche qui. Queste sono scene. Mentre quelle del coro sono scene del Vecchio Testamento, queste sono scene del Nuovo Testamento, quindi le nozze di Cana, il ricco e Pulone, e su una di queste tavole, forse proprio quella delle nozze di Cana, c'è addirittura un caciocavallo. Lo voi immaginate all'epoca di Cristo il caciocavallo sul tavolo? Insomma, questo l'ha rilevato l'architetto Franco Valerio, probabilmente c'era una cosa che si conosceva. Comunque su questi affreschi, che sono di Paolo Brunetti, datati 1737, proprio per il refettorio, ha fatto una relazione, che forse dovrebbe essere conservata da qualche parte, con un certo sacerdote che si chiama Monsignor Morta. Andiamo avanti. Oh, questa praticamente, forse qua è dove si vede, non si è riusciti a vederlo. Penso che siano nozze di Cana, perché qui si vede proprio Gesù Cristo, che c'è l'aureola, quindi andiamo e si vedono poi i blocchi sotto che dovevano contenere. Avanti. Vabbè, questa è la foto dal campanile. Andiamo avanti, che è fatto da Marinelli, qua c'è scritto Marinelli sotto la campana. Oh, questa naturalmente è Santa Maria, c'è una bella porta quella. Quindi questa è Santa Maria, già abbiamo detto questa Santa Maria, comunque Santa Maria viene nominata ancora prima che il paese,
perché pare che lì c'erano un po' le abitazioni eccetera, da cui poi si è formato il paese, perché queste sia Santa Maria che Santa Lucia e altre zone del Monte Calvo eccetera sono state distrutte in terremoto, e pare che i collettortesi si siano portati da queste parti per ricostruire il paese, per ricostruire un altro abitato. Andiamo avanti. Oh, e qui c'è questa foto qui particolare, insomma, il naso di prete Don Consiglio, insomma, che poi sarà anni 50. Andiamo avanti. Ah, qui ho messo il cestino con l'uovo e le macchine che c'erano una volta che si andava a parcheggiare, ma come forse ancora oggi si fa un po'. Andiamo avanti. Oh, le due stanzette sono state fatte, diceva lui, Don Roma, dice, io ci aggiungo le due stanzette, faccio i miei diritti per esserci seppellito. Le istituzioni religiose, le congreghe legate alle chiese e le cappelle dei santi, queste ultime costruite anche con contributo di singoli cittadini, come abbiamo visto per Carlo Aloia, per quanto riguarda la cappella di San Gennaro, disponevano queste cappelle e istituzioni di lasciti testamentari che venivano detti pie disposizioni, gestite da appositi procuratori che attraverso prestiti ipotecari che venivano detti dal notaio come emptio introitum diventavano un motore propulsivo per l'economia locale.